Ciao a tutti, bentornati alle pillole di una storia italiana. Oggi, durante il weekend, oggi è domenica, siamo nella città di Marostica. Marostica è una piccola città a 26 km da Vicenza, nel nord-ovest del Veneto, e Marostica è una città, diciamo, come vedete alle mie spalle, abbastanza antica, con una bella piazza e un centro, pedonale. Ma Marostica è famosa principalmente per due motivi. Il primo è che esattamente qui alle mie spalle, una volta ogni 2 anni, si gioca una partita a scacchi, il gioco degli scacchi. Ma il gioco degli scacchi in questo caso è un po' particolare perché le pedine, quindi i pezzi degli scacchi, sono persone in carne e ossa, sono persone vere. Quindi qui alle mie spalle c'è un vero e proprio spettacolo, una volta ogni 2 anni, di solito negli anni pari. È una tradizione che probabilmente viene già dal 1400, ma che è stata riconosciuta come evento solo a partire dagli anni 20 del 1900. Quindi l'anno prossimo sarà l'anno dedicato alla partita degli scacchi di Marostica. Il secondo motivo per cui è famosa questa piccola città è per le sue ciliegie. Marostica, le marosticane si chiamano, sono un tipo, una varietà di ciliegia molto 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 pregiata e molto saporita. Adesso venite con me, andiamo a vedere il luogo esatto dove si gioca la partita degli scacchi. Eccoci qua, ci stiamo avvicinando piano piano alla chessboard, alla scacchiera. Davanti a me, esattamente, si gioca la famosa partita degli scacchi di Marostica. Quindi vedete che è esattamente un quadrato con dei quadrati più piccoli di colore diverso. E qui, esattamente qui, dove io adesso metto i miei piedi, si gioca la partita degli scacchi. Questa è la banca popolare di Marostica e come vedete il contorno della piazza è molto tradizionale, molto bello, molto elegante, pieno di caffè. Oggi abbiamo visto anche che c'è un piccolo mercato, probabilmente dell'usato, di vestiti, dell'antiquariato, di libri. E noi adesso penso che ci prenderemo un caffè e continueremo poi il nostro giro, il nostro percorso in questa piccola piccola città, per poi andare nella città di Bassano del Grappa. Ci vediamo dopo. Siamo davanti a una pasticceria e ho trovato questo, una pasticceria del centro. Sono dei dolci, delle piccole torte con le ciliegie tipiche di Marostica. Lo vedete dall'etichetta. Quindi ce ne sono un bel po', magari adesso entriamo e chiediamo quanto costa. Eccoci, siamo entrati nella pasticceria tipica di Marostica e abbiamo comprato la focaccia con le ciliegie, a base di ciliegie tipica della città. Io ne mangerei già una fetta, ma è quasi l'ora di pranzo e andiamo verso Bassano del Grappa. Ci vediamo più in là. Eccoci di nuovo insieme con le nostre pillole. Siamo a Bassano del Grappa. Abbiamo cambiato zona, siamo a 10 km da dove eravamo prima, quindi molto vicini, sempre in provincia di Vicenza. Alle mie spalle Piazza Garibaldi, quindi una delle piazze principali di Bassano del Grappa. È ora di pranzo, quindi molte persone stanno andando ai ristoranti o a casa e anche noi adesso andiamo a cercare un posto dove mangiare. Ci vediamo dopo per una breve visita al famoso ponte di Bassano. A dopo! Lungo la via per andare al ristorante passiamo nel centro della bellissima piazza centrale, Piazza Libertà. Molte persone anche qui, andiamo più verso il centro.
qui c'è una bellissima loggia con degli edifici dipinti che fanno angolo e naturalmente i bellissimi caffè del centro. Questa è una delle tipiche botteghe che sono rimaste del pane. Le persone sono in fila per aspettare il proprio turno perché dentro è molto molto piccolo. Bottega del pane. Eccoci qui, è ora di pranzo e noi abbiamo scelto un locale del centro di Bassano del Grappa per la nostra pausa. Oggi non mangeremo il piatto tipico perché abbiamo scelto un pranzo molto veloce con una specie di brunch. E il piatto tipico però di Bassano del Grappa sono i famosi bigoli. I bigoli sono una pasta molto simile agli spaghetti, quindi una pasta a forma lunga e che di solito si fanno con dei sughi tradizionali come i bigoli in salsa, tipica della città di Venezia però. Quindi niente bigoli per noi, ma un piatto sano nel locale che si chiama Nero Pece, nel cuore di Bassano del Grappa. Trovate le info qui sotto. Eccoci qui finalmente, stiamo andando verso la parte più interessante di Bassano del Grappa, cioè il ponte coperto, ponte vecchio sul fiume Brenta, costruito e restaurato soprattutto su un progetto di Andrea Palladio. Quindi so che molti di voi sono appassionati di architettura e quindi sicuramente avrete sentito di questo progetto. Eccoci qua, questo è il fiume Brenta che attraversa la città di Bassano e che è un fiume storico, poiché ha avuto un ruolo importante nella prima guerra mondiale. Proseguiamo un pochino, andiamo a vedere anche dall'altra parte. Vedete che è molto molto turistico perché effettivamente il panorama è molto bello. E queste sono le case storiche. Questa casa è interessante, ci avviciniamo un pochino perché si possono ancora vedere i segni dei fucili e delle pistole durante la prima guerra mondiale. Quindi tutti questi punti che vedete sono i segni della guerra che sono stati giustamente conservati a memoria di quell'evento storico che ha distrutto la città e non solo. Quindi una bellissima vista, andiamo verso la fine del ponte e come vedete rappresenta anche una passeggiata molto, molto tipica da fare quando si viene a Bassano, quindi tanta gente, locali tipici e soprattutto le case tipiche dell'epoca che alcune sono state restaurate e hanno mantenuto però lo stile del tradizionale dell'epoca. Quindi noi proseguiamo da questa parte. Siamo appena arrivati dall'altra parte del ponte, l'ingresso è alle mie spalle e sempre alle mie spalle vedete un nome molto importante per la cultura locale che è Nardini. Ed è una distilleria. Una distilleria significa che è il locale dove si produce la grappa. Nardini, infatti, se chiedete a qualcuno del nord-est, ma anche a livello nazionale, la grappa Nardini è molto molto popolare. Adesso è chiuso, ma questa è una delle sedi principali. Adesso andiamo a vedere un'altra distilleria, poco più avanti, che si chiama Poli. Ecco qua, qui stiamo facendo una piccola salita e arriviamo alla distilleria Poli, un altro nome molto importante per quanto riguarda la produzione della grappa. Qui c'è anche un piccolo museo, potete entrare gratuitamente e fare anche una piccola degustazione se vi piace la grappa.
Mi giro e alle mie spalle vedete sempre l'ingresso al ponte che abbiamo appena attraversato. Locali, ristoranti, bar, tutto quello che volete per una sosta, un piccolo passaggio a Bassano, molto molto gustoso. Ed eccoci qua, piano piano stiamo andando verso casa e ci aspetta circa un'ora di macchina da qui fino a Mestre. Io vi saluto, vi ringrazio anche per questa volta, per essere stati con me. Ci vediamo la prossima volta da... non ve lo dico, state connessi, ciao!